E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi mi sono recuperato un film che vidi molto tempo fa, ma che è molto carino e voglio consigliarvi, ed è anche su Amazon Prime. Non mi hanno pagato per dire questa cosa, comunque sto parlando di The Fighter, che è sempre sul pugilato. Dovrei aver recensito Creed. Però questo è un film sul pugilato veramente carino. Perché? Perché parla di questa storia di due fratelli impersonati da Mark Wahlberg e Christian Bale. Quindi comunque due... Insomma, Christian Bale sicuramente siamo a livelli un po' più alti, eh? Però due attori bravi. E che dire? Praticamente parla di Christian Bale, che è un ex pugile che è finito sotto il crack, rovinato, che allena il fratello per farlo farlo combattere, che è più piccolo, che è Mark Wahlberg. Il nostro Christian Bale è l'eroe della sua cittadina. Perché? Perché ha fatto un incontro con Leonard, Sugar Leonard, e si dice che lui l'abbia mandato al tappeto, anche se comunque poi l'incontro l'ha perso, e perché si è rialzato Leonard e l'ha corcato. Il problema è questo, è che a dir la verità c'è questa voce che gira, che a dir la verità Sugar Leonard si è inciampato. E quindi lui è solo uno fortunato che fa lo sborrone, in un certo senso. E niente, invece il fratello vuole diventare un pugile seriamente. E c'è anche una storia d'amore con una barista che poi diventa sua moglie, che c'ha due palle così, veramente, quella donna, cioè proprio due bei coglioni c'ha. Lui, poi loro due sono comunque di una famiglia veramente strana, hanno tipo 20 sorelle, non so quante, una cosa del genere, perché la madre si è risposata 20 volte, e quindi comunque non vengono da una buona famiglia. Hanno tutti i loro problemi. Il problema è questo: il problema è che ogni volta che il nostro Mark Wahlberg, che comunque è lui che adesso dovrebbe spingere, perché ormai Christian Bale il suo tempo l'ha fatto, c'ha 40 anni, è sotto il crack, sta rovinato, che cazzo vuoi che fa? È normale, però lui dice no, io torno, non tornerà mai, perché sta rovinato. Il fratello invece ce l'ha la possibilità di fare come lui, quindi di arrivare allo scontro per il titolo e magari vincerlo. Quindi, quello che gli rode a Mark Wahlberg è che comunque tutto gira intorno al fratello. A dir la verità, all'inizio nemmeno gli rode troppo per questa cosa, però piano piano che va avanti e comincia ad acquisire, facendo da solo ovviamente, mettendosi anche contro la famiglia, perché la famiglia gli rompe il cazzo perché non deve stare con lui. Lui deve fare la sua strada. Fa la sua strada, comincia ad avere anche i primi successi, e loro continuano a pensare sempre solo al fratello più grande, che ormai il suo tempo l'ha fatto. Quindi si è rotto il cazzo, anche se non ce l'ha col fratello, perché comunque non è colpa sua. Il fratello sta rovinato, sta sotto il crack, una peggio roba proprio. E per di più è il suo eroe comunque, e l'ha allenato lui. E anzi, comunque a livello di allenatore ci sa ancora fare, anche se è un po' scocciato. Infatti gli dà una grande mano. E quindi parla dell'ascesa di questo fratellino più piccolo, che poi invece riuscirà in quello che il fratello più grande non è riuscito. E posso dire, Christian Bale ci stupisce sempre con la sua bellissima performance da fatto di crack rovinato. E ti fa ridere questo film, ti fa piangere, ti fa stare con l'acqua alla gola perché vuoi sapere come va a finire. E secondo me questo è un film da pugilato che comunque ti fa dire cazzo, fico, questa sì che è una storia. E niente, che dire, io come trama direi un bel 9 per essere un film sul pugilato. Assolutamente sì, perché è esattamente quello che serve un film sul pugilato. Poi personaggi c'è Mark Wahlberg, che è comunque un bonaccione. Lui sì, è bravo a pugilare, ma comunque non, almeno all'inizio non ha un grande spirito.
forse all'inizio nemmeno ci crede tanto lui, perché comunque nessuno ha mai creduto in lui, nessuno gli ha mai insegnato che magari dovrebbe credere in se stesso, perché è abituato a credere al fratello. E questa è una cosa molto bella, piano piano prende consapevolezza di quello che sa fare e dice: cazzo, allora sono io che posso diventare il campione adesso. E quello è bello. Christian Bale invece è un personaggio che, come posso dire, è vittima di una bugia. Di una bugia che si ripete varie volte, cioè che lui tornerà, che lui ce la potrebbe fare, quando invece no, perché ormai comunque, anche se l'hai mandato al KO, Sugar Leonard quella volta, per carità, sarà fichissimo, quello che vuoi, ma è comunque il fatto che tu, quello poi si è rialzato, ti ha gonfiato di botte e tu quell'incontro l'hai perso. Quindi comunque campione non ci sei diventato. È un po' come quelli lì che dicono, come la frase di Fast and Furious, no? Ho quasi vinto. No, tu non hai quasi vinto, hai perso. Fine, non importa il quasi. Tu, ok, hai mandato a KO Leonard, ma poi lui te ci ha mandato a te e lui si è rialzato e ha vinto. Quindi lui è vittima di questa bugia, per questo finisce sotto al crack e non si perdona, perché vorrebbe essere diventato all'epoca il campione, ma a dir la verità non ha più tempo e si illude di avercelo. Poi c'è la ragazza di Mark Wahlberg, che comunque gli sta molto appresso, appunto a due palle così, che anche lei ha i suoi problemi, anche lei ha lasciato il college e tutto il resto, però comunque loro si fanno forza, sono affiatati, stanno bene insieme. Mark Wahlberg ha anche una figlia che non può vedere quasi mai, perché quella gran troia della moglie, che è uno dei personaggi che mi sta proprio più sul cazzo di questo film, gliel'ha portata via praticamente, lui la può vedere solo una volta ogni due settimane. E che altro posso dire? La madre fa esattamente quello che deve fare, cioè la famiglia tossica, che comunque noi anche qui in Italia vediamo molto spesso. Quante volte qui in Italia ci sono delle famiglie tossiche dove c'è la matriarca o il patriarca, tra virgolette, che comanda tutta la famiglia e tu devi fare quello che dico io perché è giusto, perché l'ho detto io. No, non funziona così, non date retta quando è così ai vostri genitori, perché probabilmente non capiscono un cazzo. Tant'è che infatti, per fortuna, non gli dà retta il nostro Mark Wahlberg alla madre e si fa la sua carriera, cazzo. E potrei parlare anche di altri che sono carini e hanno il loro ruolo, però comunque un ruolo un po' secondario e quindi non ne parlerò, però anche i secondari sono fatti molto bene. Che altro posso dire? Personaggi assolutamente 8. Obiettivo: portare un film che raccontasse un po' autobiografico, biografico più che autobiografico, perché non è del regista. E ci sono riusciti al 100%, perché comunque non ti annoia, è stupendo, secondo me è fatto veramente bene. Poi ho visto anche come sono fatti i veri, perché questa qui è una storia vera, i veri fratelli, e sono anche somiglianti agli attori che hanno scelto. E veramente stupefatto di questa cosa, secondo me obiettivo 10. Quindi come voto finale do un 9. Un 9 a questo bellissimo film sul pugilato che io vi consiglio, ricco di pathos e che vi lascia incollato allo schermo. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di The Fighter.